Ricordate lo schema dell'altra volta? L'ASL, il privato, presenta un progetto, un piano finanziario per realizzare le opere. Quindi il privato va a chiedere all'ASL di avere in concessione la realizzazione delle opere, la ASL paga al 100% e dà pure al privato, questa società, la capacità di gestire 16 servizi non sanitari. Andiamo a vedere le cifre. Allora, facciamo un esempio di un'ASL che ha avuto lo stesso procedimento di concessione da parte di un privato. E andiamo a vedere un po' le cifre. Allora, prendiamo l'esempio di un'ASL. Allora, per il valore dell'investimento per realizzare l'ospedale, allora, valore investimento. Di 43 milioni e 18.584,50 euro. Queste cifre sono legate a un ospedale fatto in Project Financing, che è l'ospedale di Nuoro. Sono tutti dati noti e conosciuti, eh? Però per farvi capire che con i quattro ospedali la situazione è molto simile. C'è, vi avevo detto, il valore dell'investimento. La ASL deve dare un contributo pubblico in conto capitale, quindi chiamiamolo contributo pubblico, che nel caso di Muore era di 8.258.896 euro. La cifra che l'ASL dà inizialmente per la realizzazione. Poi che cosa si accolla l'ASL? Si accolla anche il canone di disponibilità. ASL, canone di disponibilità. Un canone di disponibilità di ben 4 milioni e 250 mila euro. Questo canone di disponibilità viene pagato per ogni anno dell'ammortamento del finanziamento. Nel caso di Nuoro era di 27 anni per 27 anni. Nel caso degli ospedali toscani, ricordiamo, sono 19 anni. Ma che cosa si rileva? Si rileva che il totale versato dall'ASL nei 27 anni, in questo caso, è un totale disponibilità di 116 milioni e 168 mila euro. Questo è quello che l'ASL versa nei 27 anni. Ma il privato quanto ha investito in questa opera? E lo vediamo bene. Il valore dell'investimento era di 43 milioni, il contributo pubblico era di 8 milioni, il privato, lo scriviamo qua, sborsa 34,759,60 e 685,55. Quindi il privato investe 34.759.185 euro e riceve questa cifra dall'ASL. Quindi immaginate voi
quanti soldi pubblici potevamo risparmiare gestendolo direttamente dall'ASL con un appalto, controllando tutti i vari processi del lavoro, la qualità degli ospedali. I nostri ospedali, lo sapete, hanno gravi difficoltà, come pure i servizi, perché, come dicevo l'altra puntata, il privato gestisce gestione servizi. Quindi avrà ancora più incassi. Quindi, nella relazione contrattuale l'ASL non valuta l'interesse, cioè l'ASL ha firmato un contratto e si impegna a pagare questo canone di concessione a una società di progetto. Se faceva un appalto, risparmiava. E chiaramente alla società di progetto vengono affidate le manutenzioni ordinarie, la gestione degli edifici, il servizio energia, ma in una relazione economica completamente diversa, in un rapporto di tipo privatistico. Astaldi, Pizzerotti e Tecnè, che erano i realizzatori, sono stati i realizzatori degli ospedali, faranno anche le gare per affidare questa attività del privato, ma il ribasso che viene ottenuto non va all'ASL, ma se ne intasca tutti il privato. Quindi capite bene il meccanismo perverso che si innesca in tutta questa gestione. E la cosa vergognosa è che questo modo di lavorare è applicato alla sanità. Tanto e tanto se fosse stato affidato per la realizzazione di un teatro, di uno stadio. Ma la sanità, in un'ottica privatistica e con le logiche di profitto, andremo a devastare tutto. Non si può parlare di risparmio in sanità. È assolutamente fuori da ogni concetto. Infatti, in Inghilterra hanno fatto questo tipo di esperienze. E vi racconto quello che è successo in Inghilterra. In Inghilterra, 10 anni prima della realizzazione dei nostri ospedali, con operazioni di questo tipo sono stati fatti 110-120 ospedali. Oggi in Inghilterra c'è una crisi terrificante in sanità che è stato causato proprio da questo project finanzi. Addirittura il governo nel 2010, il governo conservatore, nemmeno laburista, conservatore, ha dichiarato, il ministro delle finanze, che il Private Financing Initiative, cioè l'iniziativa di finanziamento che parte dal privato e lo chiede al pubblico, perché è il privato che va dal pubblico e chiede: me la dai la concessione per fare l'ospedale? Quindi ha dichiarato che è totalmente discreditato, cioè a causa di un coinvolgimento del privato in cui i profitti appaiono non solo sproporzionati, ma sono anche protetti dal piano di spending review. Cioè, quindi questi soldi vengono spesi, oggi i comuni non possono spendere, ma facendo questi tipi di progetti non appare nella spending review. Questi debiti qui, che sono in capo all'ASL, verranno fuori negli anni successivi, devastando ancora di più quello che è il nostro debito pubblico e la nostra posizione all'interno dell'Europa. Ci auguriamo che la nuova legge che definisce i contratti pubblici, la 50 del 2016, vada a dare un taglio netto a queste operazioni, perché è veramente inaccettabile sia a livello sanitario, che i servizi saranno sempre meno di qualità, sempre più a pagamento, e poi sarà una devastazione per quel che è il bilancio dello Stato, perché poi questi debiti che sono in capo, poi andranno poi in capo all'ASL, li pagheremo tutti noi cittadini con le sanzioni che ci arrivano dall'Europa. Un saluto a tutti, alla prossima puntata, dove inizieremo proprio a parlare delle partecipate della Regione Toscana.